Cosa lega la Puglia alla Lombardia passando dalla bellissima isola di Capri? L'estro è la fantasia di una giovane pugliese che da anni mette in mostra le emozioni che eh, l'isola suscita attraverso tutte le declinazioni dell'arte. Sono infatti esposte opere di artisti capresi e non che con il loro sguardo, i loro pennelli, i loro scatti fotografici hanno immortalato Capri. Con occhi diversi ovviamente, con stili diversi, hanno fissato l'isola e i suoi panorami, colori, sfumature, si passa dal maestrale ai faraglioni, dalle barche dei pescatori alla costiera. Stiamo parlando di Diletta Maria Cecilia Loragno, giornalista. Ben trovata. Ben a tutti voi. Grazie per essere venuta, per aver trovato per in questa toccata e fuga una possibilità di arrivare qui da noi, perché insomma è bello raccontarla questa storia. Io sono rimasta particolarmente colpita perché eh, intanto è una pugliese di nascita, precisamente bitontina. Assolutamente sì. Che da anni si divide tra Milano e Capri, ma si divide nel senso proprio di, di vita: cioè sì. mi raccontavi, no? La tua vita si divide tra Milano e Capri e non la Capri turistica. No, no, perché da anni con grande piacere, grande orgoglio sono, mi posso definire una caprese d'adozione. Ho proprio vissuto a Capri, eh, estate e inverno e mi sono fatta un, tanti nuovi amici, Capri per me è proprio una seconda casa che amo e adoro. Io partirei proprio dall'inizio, cioè come nasce questa, chiaramente eh, credo che insomma, tutti siamo rimasti affascinati da Capri perché insomma eh, una, volta, una volta nella vita l'abbiamo vista e se non l'abbiamo vista... Va, Va vale la pena <ride> di vederla, ma nel tuo caso cioè, come è nata questa passione con, eh, con Capri, con l'isola di Capri? È stato tutto molto casuale perché ovviamente come dire, mi sono recata lì eh, da turista, e, ma se proprio devo raccontare l'input, la, la, la genesi, <ride> e la scintilla è scoccata seguendo nei primi anni del 2000, una fiction che andava in onda in tv, che era proprio Capri, e che tra l'altro era interpretata, tra gli altri protagonisti, da una mia concittadina, ovvero l'attrice bitontina Bianca Guaccero. E Fu una fiction che mi colpì tantissimo e allora proprio scattò in me questo amore per quest'isola e mi innamorai dalla televisione di quei panorami che, che vedevo, poi ovviamente nel tempo seguendo anche la fiction informandomi ho saputo che i panorami erano anche non solo di Capri, solo di certo. capri ma anche delle zone circostanti bellissime della costiera eccetera e, e quindi ecco di lì l'input di recarmi una prima volta in visita da turista. E, come dire, e le emozioni che avevo provato già dal film poi le ho riscontrate tutte sul erano posto, reali erano reali <ride> e ho confermato il mio amore per l'isola io vorrei raccontare anche un po' quello che, eh, che sei insomma il tuo eh, profilo perché mh, dice, dicevamo appunto eh, da anni eh, si divide tra Milano e Capri perché dal 2017 è Art eh, Director dell'evento eh, da lei ideato e curato per l'isola di Capri che è appunto Capri incontra un pomeriggio come lei lo definisce è dedicato alle emozioni. Laureata in lettere classiche, con lode, con una tesi di laurea in letteratura greca all'Università di Bari, dove ha conseguito anche il titolo di dottore di ricerca in italianistica, completando il suo percorso di studi presso l'Università Cattolica di Milano con il Master in Museologia, Museografia e Gestione dei Beni Culturali. Ha ricevuto la nomina di Cultore della Materia dall'Università di Bari, ha partecipato in veste di relatore a diversi seminari e convegni nazionali e internazionali. Quindi possiamo dire che letteratura e arte hanno sempre occupato un posto speciale nella sua eh, formazione. Infatti, nei suoi reportage giornalistici, la moda è descritta con un linguaggio eh, naturale e armonico come appunto una for un sublime forma d'arte. La in particolare dedizione mostra per il Made in Italy il lifestyle dal food al wine, passando per il glamour e il design. Docente, giornalista, collabora con Idea Magazine, il magazine statunitense, tra l'altro, eh, opera di altri due pugliesi. Di un milanese e di un pugliese, sì, Tiziano Dossena, milanese, e Leonardo Campanile, eh, appunto pugliese, sì, eh, direttore ed editore dell'Idea dell Magazine, periodico degli italiani negli USA, eh, che loro hanno fondato tanti anni fa eh, trasferendosi in America. Tra l'altro proprio con l'idea di, valo di valorizzare, di far conoscere il Made in Italy. Assolutamente sì, sì, sì. E tu ti io... occupi... Fondamentalmente, insomma, Io di... mi occupo fondamentalmente per loro di, della, della moda italiana, quindi seguendo le Milano Fashion Week, seguendo la moda di Roma, seguendo il PT Firenze, e mi occupo per loro anche appunto del food and wine ad altissimi livelli, quindi infatti ho anche eh, intervistato chef stellati eh, della cucina, nostra cucina italiana e, e, e poi seguo le grosse fiere internazionali anche legate al vino, quindi i migliori vini italiani. E mi occupo anche di arte ovviamente per loro, eh, perché tra l'altro appunto il Master della Cattolica di Milano. Uh, io segui la prima edizione ed era un master dove si accedeva per numero chiuso, quindi per titoli. Um, era un master abilitante alla figura uh, del direttore di museo e quindi proprio uh, una formazione di carattere manageriale per chiunque volesse occuparsi poi di arte a livello professionale di alto livello, quindi anche gallerie d'arte o, o mostre. E, e quindi io mi occupo per loro anche di arte, quindi uh, scrivendo anche uh, di mostre, eh, le mostre più belle che possono esserci anche in Italia e da questo punto di vista Milano è come dire, una piazza importantissima. Dicevamo, eh, eh, Capri Incontra nasce proprio come un tuo progetto, è stato pensato, ideato da te dal 2017, eh, nasce come evento in presenza ed è diventato un progetto di eh, stampa. Capri eh, Incontra, Capri, il blu, nel blu che vorrei farvi vedere. L'occasione, perché eh, diletta, è qui in studio? Perché solo qualche giorno fa... Sei tornata in Puglia e hai presentato questo libro nella tua città appunto a Bitonto. Eh, Bitonto. Facciamo un passo indietro però diretta. Raccontiamo che cos'è Capri Incontra, con come ci piacere. sei arrivata. Grazie. E allora, Capri Incontra è stato un evento che appunto ho ideato e organizzato come prima edizione nel 2017. E ho avuto questa, questo desiderio proprio per uh, concretizzare uh, questo forte legame che io sentivo con l'isola di Capri. Come dire, volevo dare all'isola qualcosa di, di me e quindi regalare tramite il mio lavoro eh, quello che sapevo fare, delle emozioni eh, ai miei amici capresi e a chiunque avesse avuto il piacere di venirci a trovare in un pomeriggio d'estate a Capri. E quindi eh, ho ideato appunto questo pomeriggio dedicato alle emozioni, come benissimo lo l'ho definito, ehm, nel 2017 e quest'anno, quest'estate che sta arrivando, eh, sarà infatti la settima edizione e sono molto felice di questo. È un lavoro oh, di, cui, per, di cui, come dire, sono l'unica referente, quindi mi occupo io di tutto, eh, dalla scelta dell'ospite anno per anno, alla redazione dei comunicati stampa che poi personalmente invio alle redazioni, amici e colleghi e mi occupo anche poi del, come dire, del durante e del dopo, anche con scrittura anche di articoli successivi certo. all'evento. Uh, la prima edizione nel 2017 ha visto come uh, protagonista e ospite un mio amico, uh, un designer eccezionale bresciano, uh, stilista Alberto Zambelli. Uh, che uh, ha calcato le uh, passerelle uh, più famose uh, da Milano uh, anche a, nelle passerelle anche orientali uh, con le sue sfilate e organizzammo una bellissima mh, sfilata uh, a bordo piscina in un boutique hotel a Capri, precisamente nel comune di Anacapri, oh. perché le prime due edizioni 2017 e 2018 sono state realizzate ad Anacapri. E, e quindi è stato, come dire, un, un percorso um, d'arte attraverso la moda, in quanto proprio le creazioni di Alberto uh, sono proprio uh, delle opere d'arte, uh -huh. praticamente. Uh -huh. E quindi uh, si sposano benissimo con il mio concetto della moda, come anche vista come una sublime forma certo, d'arte. Certo, certo. E anche gli abiti che lui portò sull'isola e che eh, gli amici che ci vennero a trovare potettero anche toccare con mano, cosa che. Durante le sfilate non era praticamente possibile. possibile. Erano anche proprio si sposavano benissimo con il territorio in quanto eh, avevano dei colori meravigliosi dalla, dal sabbia, al turchese, eh, al blu, quindi e al verde, e che si adattavano benissimo al, al concetto di un'isola un come i Capri. Nel 2018 ho avuto ospite la fotografa mia amica Niluca Laura Lauratelli. È una che fotografa è che è presente libro. anche nel libro, eh, di origine sri-lanchese e di adozione milanese. E abbiamo eh, fatto una esposizione fotografica sempre ad Anacapri, ehm, da fortissimo impatto emozionale. Eh, ti dico solo che chiunque è venuto a trovarci eh, veramente rimaneva colpito nel profondo da questo viaggio emozionale che Niluca con le sue fotografie ha... È capitata per caso adesso una proprio di sì, Luca, sì, che, sì, che sì. è particolarmente... Eh, vabbè, assolutamente, sono molto... Chi conosce copi. Capri sa che sì. è esattamente così. Assolutamente, <ride> sì, sì. Eh, quindi fu veramente una bellissima esposizione fotografica. Nel 2019 eh, invece nel comune di Capri eh, appunto, ho, ho avuto ospite il conduttore Rai, tra l'altro di origine pugliese, Beppe Convertini. Eh, che ha presentato il suo book fotografico I Bambini di Nessuno sì. eh, per Terre des Hommes, quindi era un progetto fotografico dal forte valore umanitario, sì. fotografie molto toccanti, eh, molto forti, perché lo vedevano impegnato come testimonial nelle sue missioni umanitarie con i bambini orfani in Siria e Myanmar. Quindi è veramente stato un pomeriggio molto toccante. E, e poi arriviamo all'edizione all del 2020, eh, l'anno come eh, tutti sì. ci ricordiamo: della oh, grande bolla esattamente, del lockdown e eh, tutto quello che ne mm. è conseguito. Però tu, eh, con io sono riuscita hai a realizzarla stesso, no? sì, anche nel 2020, mm. non proprio inizio estate, perché normalmente i miei capri incontra si svolgono nel mese di luglio. Uh, però ovviamente era impossibile quell'anno e avevo forti dubbi nella realizzazione, ma sono riuscita nel fine settembre del 2020 a realizzarla e abbiamo realizzato Capri incontra Mykonos, uh, realizzando un gemellaggio, ideale, gemellaggio no? tra isole, ma un viaggio! Un viaggio mentale, un viaggio artistico fra due isole meravigliose. Eh, quindi, eh, una mostra fotografica con le fotografie della mia amica Daimi, Daniela Caimi, una fotografa calabrese con la quale l'estate precedente, quindi 2019, eh, ero stata eh, personalmente nell'isola di Mykonos eh, a lungo eh, perché eh, abbiamo realizzato un reportage eh, video-foto giornalistico. E allora ho preso spunto da, da questo lavoro per realizzare appunto questa mostra. Quindi, viaggiare dai mulini di Mykonos ai faraglioni di Capri, e dalla spiaggia di Mykonos alla spiaggia di Capri. Quindi, è stato come dire: visto l'anno in cui certo. non ci si poteva neanche viaggiare, come dire, è stato un regalare un viaggio immaginario eh, ai nostri ospiti. E poi eccoci arrivati alla edizione del 2021 da cui prende poi le mosse, il progetto... Sì. Il progetto del mio libretto d'arte, Capri incontra Capri, il blu nel blu, perché nel 2021 ehm, ho modo di realizzare la settimana dell'arte eh, e lo organizzo appunto su una terrazza panoramica ehm, sul mare di Capri e per questo devo sempre ringraziare... Tutti i miei amici capresi eh, che mi hanno supportato negli anni con le loro bellissime location eh, e mi hanno aiutato in questo senso anche a realizzare ovviamente i, i miei eventi. Eh, abbiamo esposto per una settimana intera. Dipinti e fotografie di artisti, appunto, come dicevi benissimo, ehm, capresi e anche nome, non capresi. Sì. Eh, attraverso queste opere, ehm, volevamo evidenziare come il loro sguardo, il loro occhio d'artisti, quindi con quella sensibilità spiccata, eh, maggiore magari, che un artista può avere, essi guardano, vivono l'isola di Capri. E devo dire che è stato un momento molto intenso, veramente una cosa molto bella, e, eh, che ha riscosso grande successo, interesse, interesse sì. presso sia la popolazione locale e anche presso chi ci veniva a trovare. Beh, ovviamente il periodo è... Uh... Particolarmente ricco dal punto di vista della, delle presenze. No? Assolutamente. Quindi, soprattutto stranieri, soprattutto eh, italiani, certamente, ma la presenza straniera è eh, fortemente, eh, insomma, eh, si sente evidente. Sì, sì, in quel periodo, eh, assolutamente sì. È un modo anche per far conoscere, appunto, come dicevi tu, eh, eh, opere di italiani e non eh, è vero, però ecco lo sguardo di. Sì. un italiano. Vedere proprio come l'artista ma è anche vedere come l'occhio dell'artista dell caprese Vede Capri e quindi ce lo, tramana, ce lo manda, ce lo riflette e l'occhio dell'artista, magari milanese, vede Capri certo. perché ovviamente certo. hanno una formazione magari diversa perché l'ambiente, certo. anche mh, il paesaggio intorno è Le diverso. Influenze anche Le influenze sono diverse. Tra l'altro, scorrendo questo eh, libretto, eh, in realtà ne avevamo parlato anche a voce qualche giorno fa. Eh, è molto eh, sottile il confine tra la fotografia e il dipinto, quindi c'è cioè, un livello altissimo. Sì. Di, di, di performance voglio sì. dire, no. Io faccio vedere, poi ovviamente mentre noi parleremo, eh, le fotografie le rimandiamo e le facciamo vedere, però vi voglio dare un'idea di quello che eh, è l'isola di Capri vista da, eh, da insomma, questi eh, artisti. Guardate questo, cioè sembra effettivamente un dipinto. Questa è, è Mario Coppola, la Coppola. fotografia di Mario ah, Coppola. Ah, sì, ah, infatti, il ah. eh, mio amico Mario eh, osa dire. Fotografo perché non so dipingere. È Una frase meravigliosa, appunto perché proprio oh, la sua tecnica quasi appunto eh, ci propone Pittorica. delle... Sì, sì, sì ecco, sì, 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 un, sì, qualcuno, sì. si possono vedere le foto come dei dipinti, dei dipinti. e quindi lui usa dire, usa dire questo. Una frase che un po' prendo anch'io come spunto, e Mario questo lo sa, mh, per tras la trasformo dicendo scrivo perché non so dipingere. Ma spieghiamolo questo <ride> però, perché perché? la tua famiglia in realtà, cioè poi quasi sono i ritorni nella vita, li chiamo, mi piace chiamarli così, perché eh, decidi di lasciare la Puglia esattamente nell'anno? nel 2008, 2008. Uh, la tua formazione l'abbiamo raccontata, quindi università, formazione, studio. Sì, nel insomma, 2008 perché comunque c'era anche il master alla Cattolica a Milano e quindi... Ti sei trasferita, ricordo. però ecco, la tua idea era quella di rimanere intanto, eh, o perlomeno il tuo desiderio sarebbe stato quello di rimanere eh, all'università. Sì, insomma, la carriera universitaria è sempre stata... Alla ricerca. Sì, sì, è sempre stata una mia passione grandissima, infatti tutti i miei studi, il mio percorso di studio. Era è stato, stato improntato proprio mm -hmm. a questo, perché eh, proprio in vista anche della carriera universitaria. E infatti gli anni del dottorato di ricerca eh, all'Università di Bari, che poi mi hanno visto impegnata tre anni intensissimi con i miei amati professori di cattedra, i miei amatissimi colleghi, eh, sono stati forse tra gli anni più belli della mia vita, li ricordo con, eh, con un ricordo piacevolissimo di formazione, di collaborazioni. Di scrittura intensa di pubblicazioni, di viaggi per convegni, seminari e quindi è stata una cosa meravigliosa di eh, docenze in aula universitarie, sia a Bari che a Foggia, come appunto assistente alla cattedra dei miei professori, ehm, il rapporto con gli studenti durante le sessioni d'esame. Ehm, sono stati degli anni bellissimi. Però, insomma, poi è arrivata questa poi, scelta determinata. Mh, da, diciamo, fattori esterni, da fattori nel esterni, nel senso che certo. uh, spesso la vita non, non decidiamo poi tutto noi e, e ho dovuto poi prendere delle scelte e quindi alla fine ecco eh, vista appunto la presenza di questo master che mi interessava particolarmente e allora come dire sono salita a Milano per seguirlo e, e da lì sono nate altre cose. Altre collaborazioni, però tu... Eh, nella tua vita sei vissuta sostanzialmente tra tele e pennelli? Sì, perché la mia nonna materna era pittrice. Aveva studiato um, a, a Roma all'Accademia di Belle Arti, Le Pittura. E io sono cresciuta praticamente con la mia nonna materna lavorando i miei genitori e quindi l'ho sempre vista uh, dipingere, aveva la sua stanza dei dipinti, tele da tutte le parti. Io ho provato a dipingere, però non è il mio, e quindi allora l'arte è parte è di me, di te, dentro è chiaro, di me da sempre, e però ecco, adesso la, come dire, la riporto in altra veste, quindi scrivendo di arte, raccontando di arte e quindi presentandola diversamente, organizzando mostre, organizzando eventi d'arte. Cosa ci aspetta l'edizione? Intanto l'edizione 2022 com'è stata, 2023 com'è sarà? Il 2022 è stata diciamo una piccola continuazione del progetto già cominciato nel 2021, abbiamo realizzato una piccola esposizione sempre eh, appunto eh, artistica, tra dipinti e fotografie, sempre presso l'isola di Capri. E in quell'edizione presentai una chicca, quindi proprio una bozza del progetto che abbiamo qui invece in forma definitiva, eh, annunciando appunto il progetto che oggi è e alla luce. È alla luce sì. E appunto sto lavorando per poterlo oh, presentare, quindi come settima edizione del mio Capri Incontra, quest'estate nell'isola di Capri. Quali saranno le novità? se puoi anticiparci. Eh, per scaromanzia preferisco no. di no perché già ho, ho anticipato della prima volta che lo faccio pubblicamente quale sarà uh, il Caprincontra 2023. Quindi eh. ascolta, eh, Diletta, com'è stato tornare nella tua città a presentare questo... Insomma, tu eh, nella tua città hai fatto esperienza come giornalista, insomma, hai incontrato i tuoi colleghi, i tuoi amici. Com'è tornare per presentare un tuo... Lavoro. È stato bellissimo e, e, ed è stato molto emozionante perché, come sai benissimo, nel nostro lavoro siamo abituati noi a intervistare gli altri ed è la prima volta anche in questo caso, eh, diciamo eh, che ci, quando ci troviamo dall'altra parte eh, c'è quell'ansia delle prime volte, eh, ma è stato molto bello perché io a Bitonto appunto sono nata, e mi sono formata anche nelle redazioni del, del paese dove appunto ho conosciuto i miei amici e con i quali abbiamo proprio festeggiato quest'anno 20 anni di amicizia fraterna. E che ho avuto tanto piacere nel, nel rivedere, nel riabbracciare e ho avuto proprio uno di questi amici carissimi eh, il giornalista e scrittore Marino Pagano eh, a fianco a me a Bitonto eh, proprio durante la presentazione del, del libretto e, e mi ha tanto supportato, ha moderato benissimo l'incontro e gli sono grata per questo ed è stata veramente una bella conversazione piacevole allora Diletta per chi vuole come può seguirti? Intanto i tuoi articoli su Idea Magazine: l'ideamagazin.com.com sì, eh, sì. eh, sono ovviamente eh, per chi vuole appunto seguirti dal punto di vista giornalistico, per chi vuole invece seguirti come Capri -incontra. <ride> Capri -incontra. ho la pagina Instagram, eh. appunto Caprincontra, sì, sì, e quindi eh. lì eh, o, o, diciamo, ci sono fotografie delle varie edizioni. Eh, C'è anche la rassegna stampa uscita perché negli anni eh, ho avuto veramente, sono grata, uh, un bel riscontro anche da parte della stampa, sia locale, Bitonto mi ha sempre supportato, aiutato, supportato, uh -huh. sia locale nel senso di Capri. Quindi, eh, giornali di Capri, Il mattino di Napoli, ehm, e poi anche altre testate, anche eh, diciamo nazionali, Sparsa, sparse. Certo. Sì, 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 assolutamente. Grazie, Diletta, per essere stata grazie con noi Grazie a voi, grazie eh, per l'ospitalità. Ovviamente. Proveremo a ricontattarti quando sarai direttamente eh, alla, alle prese con Capri Incontra perché ci piacerebbe vederti eh, all'opera e capire anche, appunto, come dicevamo, le novità eh, di quest'anno. Ti ringrazio comunque per averci grazie, dato la possibilità di conoscerti voi. e di apprezzare il lavoro di una Pugliese Fuori e di una donna soprattutto perché questo ricordiamo è uno spazio tutto al femminile quindi grazie davvero per essere stata con noi in bocca al lupo per tutto e grazie a voi telespettatori per averci seguito l'appuntamento con femminile plurale termina qui la linea alla rete per la consueta programmazione